Buongiorno, oggi parliamo di profumi con un profumo che sono sicura che colpirà anche i vostri cuori. Buongiorno, buongiorno a tutti. Anche oggi parliamo di profumi. Come ho detto nella piccola intro, che ormai mi diverto a fare, parliamo di un profumo che sono sicura che colpirà anche voi, perché è un profumo che è low cost. I profumi di questo brand, di questa casa, non sono assolutamente costosi, ma almeno quelli che ho sentito io fino adesso, ci sono state alcune chicche, ma questa in particolare, di cui vorrei parlare assolutamente. Questa secondo me è una chicca per tutte quelle che come me amano i profumi che hanno questi sentori un pochino delicati, un pochino polverosi, cipriati. Di profumi di donne di altri tempi. Stiamo parlando del brand di Fragonard, e il profumo in questione è Heliotrope e Gingembre. Gingembre, ecco, ve l'ho detto bene. Ciao Francesca, Francesca è la mia insegnante di francese. Questo è il pack che trovo assolutamente carino. Io ho questa versione da 50 ml, credo, sì, 50 ml. Questo è il pack in così si apre, ve lo faccio vedere così insomma siete anche voi. Questo è il pack comunque interno. Qui abbiamo la scritta con questi fiori che traspaiono anche da dietro. Ed è un profumo. Ah, è veramente meraviglioso. Adesso io me ne spruzzo un po'. Vi leggo le note e poi ve lo racconto. In testa abbiamo bergamotto e arancia, nel cuore troviamo rosa e cannella, zenzero e mela, mentre in base troviamo eliotropio, vaniglia, cavatonca e caramello. Cioè, io vi giuro, potete se, potete, se potete sentitelo, perché è veramente un piccolo capolavoro. Non è nessun, non è un profumo che ha nessuna pretesa. È un profumo che si apre in maniera fresca, però io non riesco a percepire gli agrumi. Probabilmente io quando ci sono gli agrumi in testa ho non so, il mio naso non li sente. È un profumo che proprio ricorda questo odore leggermente vintage, però non è un profumo che ricorda esattamente questo odore di vecchi rossetti, cipri e cose varie. È più un profumo che comunque ricorda la pelle pulita, ma la pelle pulita con, io sento quasi un sentore però anche di iris, che non penso sia comunque citato fra le note, un sentore quindi un poco, forse è l'eliotropio che è mescolato al resto, da questa sensazione. È un profumo che ricorda quasi l'odore di una saponetta, ma non è un profumo che è di quelli definiti comunque pulitosi, saponettosi, quelli che sono, diciamo, che ricordano l'odore del pulito. No, questo è un profumo che assolutamente dà proprio quella sensazione. Sì, io riesco proprio a sentire veramente l'eliotropio, però mi sembra quasi di sentire dell'iris qua dentro, non so perché. È un profumo molto coccoloso, quasi talcato, però l'eliotropio dà quel tocco comunque di quel fiorito vanigliato, quel tipico odore dell'eliotropio che quando è inserito nei profumi dà quel sentore, quasi capito che ricorda l'odore di una bambola, no? Quindi anche qui abbiamo quel sentore che può ricordare l'odore di una bambola. Però si fa spazio anche questa dolcezza della vaniglia, questa punta di caramello. È un profumo quindi assolutamente molto facile da portare, perché non è un profumo dalle grandi pretese, nel senso che è uno di quei profumoni. Però sì, se amate questi sentori un po' vintage, un po' antichi, un po' di queste donne magari di altri tempi, questo è un profumo assolutamente, assolutamente indicato. Che tra l'altro, ripeto, è anche un brand che secondo me produce delle cose veramente molto carine a un prezzo, direi, più che accettabile. Sì, adesso riesco a percepire bene l'eliotropio, la vaniglia e il caramello in questo momento. Dà questo sentore
alla fine leggermente il caramello non conferisce dolcezza ancora. Il caramello dà una punta invece un po' più bruciacchiata, no? Al tutto, e quindi dà quella piccola, piccolissima profondità. Questo non è un profumo che ha grande, comunque, non ha legni, non ha legnosità, non c'è profondità, però non è piatto. Sì, è proprio un profumo, cioè, per me comunque esistono diversi, diciamo, livelli, no? Di sensazioni di pulizia, no? Ci sono quelli che sanno proprio di sapone, quelli che possono sapere quasi di bagnoschiuma, di saponetta, di Marsiglia, di lino, quelli che ricordano l'odore dei panni stesi, ci sono quelli che ricordano l'odore del talco, quelli che ricordano l'odore del borotalco in sé, l'odore dei bambini, e poi ci sono anche quelli che secondo me, tipo quelli con all'interno l'iris, l'eliotropo, questi odori un po' più femminili, che però lasciano comunque la sensazione di pulizia. Comunque questa è una femminilità, questo è un profumo che ha una femminilità anche qui molto delicata, non è una femminilità, è quel tipo di femminilità molto eterea, no? Molto è dolce, però non è una dolcezza lussuriosa, una dolcezza calda, è quella femminilità molto delicata, molto non lo so, proprio, cioè, ricorda una donna di altri tempi. Non lo so come, non riesco a spiegarmi meglio di così, no? Perché è difficile un po' fra questi profumi che hanno questi sentori che ricordano un po' queste donne non dei giorni nostri, riuscire a distinguere quella che può essere una vecchia attrice in un camerino mentre si trucca, quindi con questi profumi forti di odore di cosmetici. E poi ci sono anche questi sentori che sono molto più delicati, ma che comunque danno quella sensazione. A mio marito questo profumo piace tantissimo quando lo indosso, e effettivamente anche a me. Stavo completamente dimenticando, e quindi inserisco questo pezzo nel video, sempre sul profumo, perché ovviamente è quello. Intanto mi sono tolta la coroncina perché mi stava bloccando la circolazione cerebrale, poi sono stata in grado di dire qualsiasi cosa. Persistenza sillage di questo profumo, ha una persistenza direi media, però buona, perché si attesta intorno alle 6 ore, a me, ho notato. Ha un sillage buono ma molto discreto, perché è un profumo molto discreto. Quindi è un consiglio che vi do. Heliotrope Gingembre, Francesca, è un profumo che vi consiglio assolutamente di sentire. Io, come sempre, spero di avervi dato un suggerimento carino, un desiderio olfattivo da, come si dice, esaudire, quindi una curiosità olfattiva. Vi ringrazio come sempre, vi mando un enorme bacione. Ciao ciao!